Allora, ciao a tutti, sto uscendo di casa, oggi è il 20 maggio e stamattina sto andando di nuovo a incontrare Andrea Galeazzi. Non riesco a crederci che venga due volte a Trieste, tra l'altro in 6 mesi di tempo tra una volta e l'altra. È veramente qualcosa di incredibile. A quanto ho capito ci sarà prima la colazione con Andrea e gli altri fan ovviamente, e poi la presentazione di un progetto contro il bullismo da parte di Andrea e altri youtuber e personaggi noti dello spettacolo. Quindi insomma questo lo vediamo dopo. Sono molto contento che tra l'altro questo posto dove c'è Andrea Galeazzi è anche vicino a casa mia, sarebbe il Teatro Rossetti. Oggi è una giornata un po' nuvolosa, ma tanto l'evento si svolgerà al chiuso. Gli ho scritto anche una piccola lettera, spero che la leggerà perché se la merita davvero tanto, è una persona che stimo molto, soprattutto negli ultimi mesi in cui ha iniziato a fare dei video più completi, delle prove esperienziali, quelli penso che siano i migliori anche perché è il tipo di video che piace a me. Comunque anche le recensioni le seguo sempre. Ho preso proprio il P9 Lite che mi trovo ancora in tasca grazie alle sue recensioni. Quindi insomma vorrei ringraziarlo per il lavoro inconsapevole che ha fatto. Stavolta ho portato l'attrezzatura giusta perché ho visto che l'altra volta sono venuti i video un po' tutti scuri, dato che il caffè era molto scuro. Non dovrei avere problemi di luce, tutti gli obiettivi 2.8. Comunque mi meraviglio sempre di più di quanti fan ci possono essere a Trieste, di qualche youtuber, perché ogni volta sotto i video qualcuno chiede venite a Napoli, venite a Roma, a Trieste ovviamente mai. Invece siamo anche tanti, per quanto me ne aspettavo io. Ok, siamo quasi arrivati al teatro che è in questo viale, più o meno a metà. Questo è il viale 20 settembre, il più lungo a Trieste e direi anche l'unico alberato è fatto in questo modo, perché in mezzo è pedonale e di fianco passano le macchine. Ok, ci sono le prime gocce di pioggia, ma non dovrei preoccuparmi anche se non ho l'ombrello. Ragazzi, ma questa è una non storia sto da raccontare, no? pensando, è lei che mi diceva pausa, guarda, pausa, aspetta, 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 questa qua, no, perché facciamo così. Eravamo su YouTube, guarda, prova ad andare a vedere la telefonino.net, c'è questo Andrea Galeazzi. Ma è 3 o 3T? È un 3. È un perché 3. Era in offerta e... Questione di budget. È un 3, non è un 3T, vabbè. Condannato al OnePlus. Maurizio, sei un pazzo. Grazie. Grazie mille a te. No, veramente grazie. Grazie a te. Gli altri fanno fatica. Nelle cose invece c'è il mio. Esatto. Mi ricordo. Te lo faccio io. Allora, siamo qua con Andrea Galeazzi, che saluto. Grazie. Posso leggere in ufficio con calma? Ok, va bene. Voglio ringraziarti per aver fatto il video per like. 2 anni di S4. Se non me lo dai in testa vuol dire che è davvero qualcosa. Massimo era esatto.
però così di alto non lo può inizia la presentazione. Sono un brevissimo saluto. Bullismo! 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 Un modo nuovo, appunto un percorso nuovo per trattare il tema del bullismo e del cyberbullismo, è sicuramente il primo di questi appuntamenti, ma non l'ultimo visto il successo che ha riscontrato. Andrea Galeazzi, l'hai vissuto il bullismo? In realtà il bullismo l'ho vissuto in maniera differente da come vissuto oggi, perché fondamentalmente non c'era internet quando io ero nell'età, però 1,60, ero grassatello, avevo gli occhiali, ero bravo a scuola, 1+1+1 uguale, mi prendevano quasi tutti in giro, ignoravo e cercavo di rispondere con quell'ironia che è un po' innata e quindi è sempre in me, ma fondamentalmente ho sempre seguito nella mia vita la passione, quello che ha detto anche Pintus, tipo di percorso, cercare di essere sempre sinceri, essere a voi stessi e quello che pensate. Da quando sei diventato indipendente? Ok, sono in ascensore, sto uscendo dal teatro, la colazione è stata molto bella, interessante, anche se non ho preso nessun gadget perché non sapevo che bisognava prendere un numero, comunque non fa niente. E la presentazione purtroppo l'ho vista solo in parte, sto andando via. Fuori il tempo è piovoso, mi ha fatto comunque piacere vedere Andrea. C'era un sacco di gente, ancora di più dell'altra volta secondo me, perché questa volta ha detto che veniva 2 o 3 giorni prima che fosse qua, invece l'altra volta ha avvisato solo il giorno prima, quindi è potuto venire molto meno gente. Ora vado a prendere l'autobus, vado verso casa e oggi pomeriggio, se tutto va bene, dovrei andare a fare un'esplorazione in un posto abbandonato a Trieste, di cui non vi dico niente, ma magari ci vediamo dopo e ci vediamo più tardi. Ok, siamo dopo pranzo, sono le 3, dopo la colazione di stamattina. Oggi ho in mente di fare un'esplorazione di un posto abbandonato di Trieste, come vi dicevo, e sebbene non so quanto sia grande, se valga la pena veramente andarci, insomma, proviamo a vedere dov'è, com'è, perché non ho idea. Certo che piove lo stesso e potevo scegliere magari un altro giorno per andarci, ma tanto fa, facciamo tutto oggi, perché alla fine non è una cosa così impegnativa. Avrei in mente di fare delle esplorazioni tipo quelle di Human Safari, cioè posti incredibili, giganteschi, ma qua a Trieste non ci sono, per quanto ne sappia io, o comunque se sono pericolanti, insomma, ad andarci da solo non è che mi fiderei molto. Quindi vediamo com'è questa volta, se mai si può continuare con una serie solo quando vedremo che questa va bene, e poi non ho idea di che posti possono esserci a Trieste. Ringrazio ancora Andrea Galeazzi se sta guardando questo video, lo saluto, è un gran peccato che ogni volta ci sia sempre poco tempo per parlare, no, queste colazioni. Che poi stavolta mi sono sorpreso perché il caffè pensavo che fosse a pagamento, invece alla fine ne ho presi 2 perché era offerto probabilmente dal teatro in occasione dell'incontro sul bullismo e io non lo sapevo, quindi cercavo di risparmiare, invece dato che un caffè è gratis perché non prenderlo. Poi come dicevo prima mi ha fregato sto fatto del numerino, c'era praticamente un numero per poter avere il gadget di occhi che alla fine non ho avuto perché non sapevo che ce n'era bisogno. Poco male insomma, perché comunque un caricatore per auto non l'avrei usato e poi gli altri mi immagino che siano stati dei power bank, per esempio, che ce ne ho uno che sul canale non ho mai mostrato, ma è della Xiaomi, uno dei più vecchi e grossi della vecchia serie, da 10.000 mAh, quindi non ho bisogno di caricatori aggiuntivi. Quindi niente, in generale è andata bene, un po' mi dispiace che non sono riuscito a stare tutto il tempo là per tutta la presentazione, ma proprio non ce la facevo, almeno ho visto una parte di quello che ha detto Andrea Galeazzi, cose in cui mi riconosco tra l'altro,
non tanto per il bullismo, ma per lo stile di vita, per la passione della tecnologia che prova. Sono proprio le cose che sento io. Ho ascoltato con molto interesse quello che ha detto. Dopo già due volte mi chiedo cosa ne pensi di Trieste, anche se venendo sempre in riva, sempre in posti magari ben messi, avrà visto le zone più interessanti, più belle, storicamente importanti di Trieste, quindi... In diretta c'è un esodo di tutti i caprioli che stanno arrivando tutti in massa qua, perché immaginavano che gli diamo del pane. E come vedete siamo arrivati qua, ovviamente, in questo posto dove tengono i caprioli, spero per tenerli e basta. Ci sono sempre delle capre puzzolenti, però è bello come posto, peccato che non si possono toccare. Se vi ricordate, sono venuto qua un po' di tempo fa in qualche video vecchio, volevo rivedere come stanno i caprioli. Ecco le solite capre che fregano tutto. Ogni volta che si prova a dare da mangiare ai caprioli rubano sempre tutto a loro. Che bello, quello è fatto di velluto. Questo è ovviamente il più grande di tutti. Già prendono tutto a loro e sono anche arrabbiate una con l'altra. Allora, vedete questo pane qua? È esattamente duro come i sassi, tanto che spezzandolo con le mani mi sono fatto questo. Con il pane, cioè vi rendete conto di quanto può essere duro? Allora, appena ho scoperto che la stazione non è abbandonata, però è solamente in disuso, a quanto sembra i treni ci passano attraverso e non si fermano. Ecco, ce n'è uno proprio adesso. Come predetto, il treno è passato e non si è fermato di qua, perché è una stazione troppo piccola e nessuno sembra che voglia restaurarla. Quindi c'è poco interesse e peccato, perché è veramente bella. Allora, appena ho visto il cartello di divieto di registrazioni cinematografiche e fotografie, non capisco il senso, comunque non è che volevo entrarci, ma se effettivamente la stazione è chiusa, perché non chiuderla del tutto? Non capisco perché si può effettuare l'accesso comunque, mi sembra una cosa un po' strana. Comunque ho letto che a richiesta si potrebbe far scalo, insomma, la fermata qua, però quasi nessuno la richiede. A me sembra in ottimo stato comunque per adesso. Questa qui dietro credo che fosse la casetta del custode, a me sembra quella di Hagrid di Harry Potter. Allora, abbiamo scoperto venendo su che dall'altra parte l'accesso alla stazione non si può fare perché ci sono i binari in mezzo. E da questa parte c'è un cancello che quindi non permette di attraversare il tutto. E quindi la stazione a me sembra veramente molto messa bene rispetto a come pensavo, non si può proprio avvicinare. Ma non ne capisco il motivo, io sinceramente andrei molto felicemente dentro a fare sia riprese che guardarla, perché è molto bella. Così, insomma, è un gran peccato non usarla. Ecco, guardate. Vabbè, non è andata come speravo io. Però almeno avvertire prima, no? Peccato, comunque il posto è molto bello, una stazione silenziosa, devo passare una mezz'ora di tranquillità, però alla fine qua non si può accedersi, quindi non capisco il senso. Peccato per l'architettura Liberty che volevo vedere da vicino, anche perché è uno dei pochi esempi a Trieste di questa architettura. Vabbè, comunque c'è un cane libero che mi sta guardando da mezz'ora e non si sa di chi sia. Nonostante gli annunci di Trenitalia, quindi non è usata. Rinunciamo. Ora andiamo al centro commerciale Monte d'Oro, a Muggia. Però prima dovrò fermarmi in Slovenia a far benzina, perché notoriamente in zona costa meno che in Italia. Quindi andiamo e ci vediamo fra poco. Siamo arrivati al Monte d'Oro circa dopo 20 minuti, perché c'è comunque una strada sopra elevata che fa andare molto più veloce.
questo posto non si sa mai dove scendere e dove salire. Questa scala va solo in su e l'altra scala va solo in giù. E secondo me il parcheggio è un po' male organizzato, è troppo lungo da camminare da una parte all'altra. Ci vorrebbero le scale mobili in piano. Non sarà uno spettacolo bellissimo, ma da qua si vede tutta la zona industriale di Trieste, fatta di casupole grigie, tutte identiche. Comunque una bella vista magari al tramonto, perché c'è tanto verde più in là. Non è il posto migliore dove posizionare un parco commerciale se si vuole che si venga tanta gente. Comunque l'ho visto molto più degradato dell'ultima volta. Spero che non faccia la stessa fine del Giulia, che è un altro parco commerciale di Trieste, che ormai non ci sta andando più nessuno da circa 10 anni e rischia di chiudere. Speriamo che non finisca così. Adesso andiamo un attimo all'Eurospin, che è sempre qua in zona, un altro supermercato solo, però non un centro commerciale. Dopo torniamo a casa. Almeno ogni tanto si va in giro invece di studiare tutto il giorno. Bon, spesa fatta, anche se alla fine abbiamo preso 2 robe e siamo andati subito via. Alla fine di tutto sono contento della giornata di oggi. La parte più importante è stata ovviamente la colazione con Andrea Galeazzi, perché è una cosa che non capita tutti i giorni, anche se alla stazione potevo andarci domani, dopodomani o ieri. Andrea non è che viene ogni sabato. Sono molto contento di aver partecipato e purtroppo non gliel'ho scritto nelle lettere perché non era ancora successo, ma dopo aver ascoltato Andrea Galeazzi in teatro che parlava del bullismo, mi sono sentito ancora più simile, almeno nell'adolescenza, a lui, e ho scoperto di aver provato le stesse cose, cioè la passione per la tecnologia nello spazio limitato di una lettera, e soprattutto perché non avevo tempo. Non gli ho scritto della mia passione per amplificatori, casse e quant'altro, e che li smontavo anche io esattamente come ha detto lui. Me ne sono ricordato tra l'altro nel momento in cui ne ha parlato, e però è stato molto bello sentirlo anche da parte sua. Non pensavo che fosse un personaggio così affine a me. Sono contento di questo e spero che veda il video anche lui. Poi ha detto anche che non gli piace il calcio, per esempio, stessa cosa anche io. Non sono cose che fanno la differenza, ma dettagli che mi fanno piacere sentirli. Per oggi la giornata è finita, peccato che alla fine in stazione non si poteva andare. Magari vedrò di trovare qualche altro posto abbandonato simile a Trieste, perché qualcuno ce n'è sicuro. L'importante è che non sia molto pericoloso, perché non è che mi fido ad andare come un matto, come un massafari, dove capita, con tutti i rischi che comporta. Comunque qualcosa rifattibile magari c'è. Grazie per aver guardato, speriamo che Andrea torni di nuovo, così posso fare un altro video e soprattutto vederlo. E ci vediamo al prossimo video.